Bella ragazzi, sono Erma e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Oggi siamo qui per iniziare una nuova serie survival in una mappa che molti di voi conosceranno, che è The Island of Junara. L'ultima versione, la 2.2, potete trovare la versione aggiornata nel link in descrizione. Dato che molti diciamo che iniziano già sotto dopo che sono caduti, però io volevo farvi vedere una piccola cosa. Intanto qui ho pulito tutto perché nessuna regola mi imponeva di non rompere niente e di saltare esplodendo. Ma volevo farvi vedere una piccola cosa. Ora, utilizziamo questa giusto per camminare. Io questa mappa ho già. Non so se c'è nella nuova versione. Sì, infatti, qui c'è una isola che quasi nessuno ha mai mostrato, perché nessuno si è mai interessato di vederla, insomma. Perché vi devo far vedere questa isola? Perché qui dietro c'è questa cesta con un'ascia della morte. E la snow che non serve a nulla. Artifact Dawnbreaker. C'è efficiency 10, sharpness 1, sharp. Ha due sharpness diversi. Vabbè, looting e unbreaking 5. Quindi con questa proprio il devasto più assoluto. Potete ben vedere, prendiamo legna a dire basta. Guardate, è uno schifo. Guardate! Oddio! No, troppa legna. Lol, efficiency 10. Boia, che bordello assurdo. Ok, dopo che abbiamo preso tutto questo bordello di legna, voglio prendere tutto assolutamente. Qui in perché non ci sono altre chest, mi pare. Questa l'ho scoperta perché tempo fa, quando giocando una delle primissime versioni della mappa. Dopo aver finito la mappa, appunto, single player non su YouTube. Dopo aver finito la mappa, intanto aumentiamo i junk perché. No, via settings. No, far si bugga il Cristo. No, anche così si bugga tutto. Quanto devo stare per non farla buggare? Non vedo l'acqua. Ok, allora, proviamo a scendere. Se ci riusciamo, ovviamente. Abbiamo perso tipo già metà video solamente a farvi vedere l'ash. No, così si bugga lo stesso. 10 più normal. Dai, mi serve, devo vedere l'acqua. No, si bugga comunque. Quindi la dobbiamo tenere ad 8. Che schifo la 1.8. Quindi dato che noi saremo caduti di lì, io tipo andare qui, ti prego. Ti prego, ti prego. Sì, in acqua. Olè. Vabbè, Bifist World, vabbè, fa nulla. Tanto useremo questa. Non voglio sfruttare troppo questa. Lo useremo magari per i boss quelli impossibili. Delle ossa, ok, del coal. Ne abbiamo già il coal. Vediamo che cosa c'è nelle ceste. Un libro che non leggerò assolutamente perché mi secca. Non buttare l'acqua. Ok. Boh, boh, giusto così per buttare acqua. Allora, le ceste le abbiamo. Sì, quindi facciamo una qui. Vediamo shift spazio. No, non funziona. Peccato, peccato. Allora, buttiamo tutte queste cose. Tutte quante, così poi le aggiustiamo con calma. Tutti i blocchi. Allora, questa qui la posizioniamo. Questa la prendiamo. Prendiamo giusto un po' di legno. Ok, aggiustiamo un pochino le ceste. Allora, prendiamo tutti quanti i blocchi. Ok, questo, questo, e basta. E li andiamo a mettere qui dentro. Allora, se non sbaglio, dovrebbe essere. No, qui è tipo una. Ah, questa cesta è vuota, quindi possiamo anche prendere. Non credo. No, non c'è il vuoto di sotto, meno male. Ok, perfetto. La aggiungiamo qui. Vai. Poi non saprei. Allora, i minerali. Questi. La lava bucket. Vabbè, ce lo prendiamo. Coal. Le pozioni. Le armi. Le mettiamo in un'altra chest. Ok, la mettiamo tipo qui, sì. Ok. Minerali è tutto. Perfetto. Qui, vabbè, questa la possiamo lasciare così, tanto fotte sega. Allora, prima di iniziare, dobbiamo fare qualcosa che è alla base proprio di Minecraft. Anche se facciamo tipo una skyblock o qualcosa del genere,
che è un cobblestone generator. Ora non saprei sinceramente dove farlo. Dove possiamo farlo? Qui dietro, sì, dai. Allora prendiamo la pala che ho qui. Ok. Scaviamo giusto un po' di terra per fare un po' di spazio. Tanto il devasto in camera a fianco. Ok, allora qui dobbiamo rompere questo, questo. Ok, perfetto. Grazie. Giusto se vogliamo fare i precisini così. Così e qui così. No, dico io, ma si può essere più idioti? No, ma va bene, non lo so io. Magari moriamo anche qui, magari. Ok, meno male che ne abbiamo due secchi di lava. Meno male. Ok, poi prendiamo un secchio di acqua. Io sono un genio. Sono un genio del male, però. Abbiamo perso anche il piccone. No, mi devo rifare il piccone. Che palle. Ok, no, ce ne servono tre. Non ho neanche una crafting. Grandissimo. Ok, crafting alla mano. Piccone. Direi di prendere anche questi tre di là. Facciamo subito direttamente un letto. Così dormiamo. Sì, ho rubato la lana sopra. Sono un genio del male. Dormiamo. V. Ok, dobbiamo. Mi serve giusto un pezzettino di terra. E lo andiamo a mettere qui. Ora aspettiamo che si muova. Ok, bravissimo. E rompiamo questo. Qui cadiamo, sì, cadiamo alla grandissima, però. Giusto un po' di terra. Giusto un po'. Magari fare qualcosa del genere. Potrebbe essere carino, sì. Prima di morire in modo orribile, prendiamo questo coal e torciamo un po' la zona, in particolare qui vicino al letto, vicino al cobblestone generator, qui, qui. Qui ci sarebbe la mappa di tutto il mondo, credo, sì, noi siamo lì. Sì, noi siamo lì. Ok, torciamo tutto per bene. Qui c'è un po' di ombra. Perfetto. Vabbè, io direi di iniziare un po' ad esplorare, giusto un po'. Prima però ci serve qualcosa. Ok, mi si è tipo bloccato il tasto. Allora prendiamo questa spada in pietra, blocchi, sì, prendiamo un po' di legno, perché ne abbiamo pochissimo di legno, ma proprio poco poco. Non sono in peaceful, no, sono in normal, perfetto. No, 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 non la faccio l'idiozia di mettere in pacifica. No, assolutamente no. Non dovrebbero spawnare i ragni di giorno. Per questo voglio fare. Il collo l'ho lasciato, anche gli stick. Voglio fare una cosa. Dato che ci potrebbero servire, che ne so, delle string o qualcosa del genere, voglio bloccare quello spawner, non voglio distruggerlo. Ok, lasciamo tutto qui. Perfetto, lo blocchiamo che non lo voglio distruggere. Ok, prendiamo questa lana che può sempre essere utile. Tu credo vada. Ok, Unbreaking 3. Va benissimo. Cominciamo ad andare a lasciare queste cose dietro perché non voglio perdere, no, materiali buoni qui. Ok, lana qui. Le spade, le cose qui. Perfetto. Ne abbiamo cibo. Sì. No, non ne abbiamo più. Vediamo. No. Berry chiodo dei. Ah, ecco. Ecco, infatti avevamo appunto dei meloni. Ah, non li devo rompere, lol. Quindi posizioniamo tutti e tre i meloni, giusto così per avere qualcosa da mangiare, to eat. Meno male che siamo morti senza senza l'accetta, se no avrei bestemmiato proprio best bestemmia EU. Lasciamo giusto 5 meloni e cominciamo ad esplorare. Oddio, cominciare a frizzare, fraps, che ti giuro, madonna, ti spengo. E giuro che lo faccio. Quello spawner è di scheletri. Ho paura io. Spero non spawnino di giorno. Spero
Spero. Credo in fondo dovrebbe esserci abbastanza luce, sì. Non questo. Non ho lasciato il piccone dietro. Madonna. Piccone. Cos'hai? Ok, abbiamo il piccone. Ah, giusto, mi sono dimenticato. Andiamo qui. Prendiamo giusto tre pezzetti di cobble per fare un pistone in pietra. Dai, bravissimo. Olle. Vabbè, quel blocco ci può anche rimanere. Madonna, il lag. Ok, direi che l'episodio di oggi può terminare qui. Io spero ovviamente che vi sia piaciuto. Ora, la mappa non la ricordo molto bene, però consigliatemi le zone dove andare, anche perché sono vuoto, non posso andare a esplorare i peggio dungeon. Quindi, diciamo, consigliatemi dove andare per prima. Vorrei andare di lì. Jack in chest, vabbè. Da quella zona, giusto perché c'è qui una scaletta anche di lì. Ora vedremo. Quindi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, invito a lasciare un like e un commento. Consigliatemi anche, appunto, quello che devo fare in questa serie, perché voglio renderla il più interattiva possibile. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi. Whee!